Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi abbiamo il mezzo ideale per goderci questa calda giornata invernale in Sicilia. Ragazzi, è inverno qui in Sicilia, ma sono scappottato con una semplice camicia e mi sento da Dio. Anche se fosse meno 20 gradi, sarei ugualmente vestito così, scappottato, perché sentite qui. Come sapete, deve arrivare un rimpiazzo dell'M3. E mi sono ripromesso che entro la primavera, cioè l'arrivo della bella stagione, o almeno la bella stagione in Nord Italia, io voglio avere una nuova macchina con cui giocare e divertirmi. Il test di oggi non è una semplice recensione, perché è un test anche in ottica del rimpiazzo dell'M3. In tanti mi avete detto: Marco, 430 è la tua macchina, però alcuni di voi mi hanno detto: Marco, io non ti vedrei male su una 360, manuale ovviamente, come l'esemplare che sto guidando. Devo essere onesto, una macchina che non ho considerato tantissimo. Anni fa ho guidato la Challenge stradale in pista, vabbè, lì è il non plus ultra, costa tantissimo, da avere i soldi l'avrei in garage. Però una più sempliciotta 360 Spider con il cambio giusto, oggi vediamo se può essere una proposta interessante da aggiungere al mio garage. Ormai l'avete capito, il mio cuore batte forte per Maranello e non vi nascondo che negli ultimi mesi sono andato a vedere diverse macchine, quali ne ho provato un paio e devo prendere una decisione. Anche una bella 355 manuale non mi dispiacerebbe. 355 e 360 sono due macchine molto diverse, infatti Ferrari con il nuovo millennio ha introdotto la 360 creando un prodotto completamente nuovo. Hanno voluto dimenticarsi del modello precedente e fare un qualcosa che esteticamente fosse nuovo, innovativo, anche dal punto di vista meccanico, infatti devo ammetterlo. Se comprassi una 355 non la potrei utilizzare tutti i giorni come facevo con l'M3. Non potrei strapazzarla come facevo con l'M3. Dovrei averne un po' più di cura, trattarla come una signora che esige rispetto e le buone maniere. Mentre qui 360, come vi ho detto, è un prodotto già un po' più evoluto, più sfruttabile, lo possiamo vedere anche dagli interni che sono più curati, più rifiniti. 355 sembra una macchina molto molto più vecchia della 360 se guardiamo una accanto all'altra. Però devo dire, 355, 360, sono tutte macchine che una volta che giri la chiave, accendi il motore, le braie spalanchi, fanno godere. Io ve l'ho detto, la prerogativa deve essere questa. Cambio manuale, motore aspirato. Sentite che roba. Rispetto alla 355, certo, 360 sarebbe la scelta più sensata anche dal punto di vista economico, perché le 360 si trovano a buon prezzo, devo dire. Gli esemplari manuali non sono difficili da trovare, stiamo parlando di una macchina prodotta in circa 17.000 esemplari e all'incirca il 25% della produzione è stato prodotto con il meraviglioso cambio manuale. Ve lo dico onestamente, se mi dovessi orientare su un F430, come tanti acclamano, la scelta ricadrebbe su un F1, perché in percentuale stiamo parlando di una produzione col cambio manuale che si aggira al 5%, quindi è molto rara e rispetto alla versione F1 è molto più costosa. Una 355, una 360 manuale potrebbero essere un ottimo compromesso. Sono
già qualche mese che sto guardando qualche macchina, me le studio, le valuto, ma non è semplice, perché cercando macchine di questo calibro sul mercato dell'usato c'è da stare veramente attenti. La 360 Spider che sto guidando è immacolata. Paolo, il proprietario, l'ha comprata con 27.000 km, adesso ne segna poco meno di 32.000 e sono sorpreso perché a vederla sembra nuova. Tutta prima vernice, pochi swirl sulla carrozzeria, interni preservati benissimo, uno storico Ferrari completo. Ecco, è difficile trovare supercar, soprattutto quelle italiane, con un ottimo storico di manutenzione, buone condizioni e soprattutto con i suoi chilometri certificati. Vi giuro, il giorno che compro l'erede dell'M3 e ve la svelo, vi racconto le macchine che sono andato a vedere e che cosa ho visto, perché purtroppo il mercato italiano dell'usato è marcio, è veramente marcio, ragazzi. E non posso parlare solo io. Siamo scappottati con un 8 cilindri aspirato dietro, anche il motore vuole la sua. E pensare che questa macchina dietro ha un motore che è meraviglioso, una sinfonia, è un'orchestra. 3006, vuoto aspirato che mantiene la configurazione di 5 valvole per cilindro, come la 355. Ogni volta che apro gas è musica per le mie orecchie. Questo sound metallico che inizia a dare il meglio di sé sopra i 3500 giri, quando si aprono le valvole dello scarico. Paolo ci tiene a questa 360 e la vuole tenere tutta originale. Io la prima cosa che gli ho detto è stata: Paolo, cambia scarico. Le Ferrari non si vedono tutti i giorni, quindi tutti si girano, sì, sì. La gente penserà: e che minchia sono? È bravissimo. Anche a muovermi qui in città, beh, devo stare attento alle altre macchine. Qui in Sicilia hanno tutti un modo loro di guidare. Però 360 non è una macchina così impegnativa da guidare, la potenza non è eccessiva, 400 cavalli e 373 Nm di coppia disponibili a 4750 giri. E abbiamo anche il bottone sport, beh, premiamolo e vediamo cosa cambia. La faccia che hai fatto, ero delicato. Ecco, l'acceleratore diventa molto più pronto, molto più reattivo, sento subito tutta la potenza disponibile dal motore. Avessi avuto il cambio F1, la velocità di cambiata sarebbe stata un po' più veloce e reattiva, ma qui avendo il cambio manuale, la velocità e il modo di cambiare marcia me lo gestisco io, ed è il modo in cui mi piace guidare. Questo cambio è spaziale, innanzitutto è uno spettacolo da vedere, sentite ogni cambio di marcia. Per dare quel colpetto di gas tra una scalata e l'altra e sentire questo rumore metallico ad ogni cambiata, guidare una Ferrari così, che ormai si può definire vecchia scuola rispetto alle Ferrari moderne, è un'emozione veramente forte. E gli attuali 8 cilindri biturbo se la sognano una colonna sonora così. D'acco. Le prestazioni sono sempre di tutto rispetto, stiamo parlando di uno 0-100 coperto in 4 secondi e mezzo, una velocità massima che sfiora i 300 km/h. La verità è che questi dati sono stati presi con le gomme dell'epoca. Sarebbe molto interessante prendere una macchina così datata che ha ormai 20 anni e montargli delle gomme moderne, perché dopo tutto sono le gomme quella parte importante che fanno la differenza nella dinamica di guida. Come dinamica di guida questa è una Ferrari che non sfigura affatto, è veramente una libidina, ragazzi. Il connubio tra cambio e pedaliera
Ah, che piacere! Che piacere giocare con questo cambio! I pedali sono ravvicinati, riesco a giocare perfettamente con i piedi, i pedali e fare il punto attacco ogni volta che voglio scalare marcia. E la leva del cambio, solida, metallica, mi dà un forte senso di robustezza e le cambiate sono estremamente precise e dirette. Io la vedo così, non si tratta delle performance pure, quello che cerco in una macchina, ma le sensazioni, le emozioni che mi trasmette la macchina. Ragazzi, io prima di questa sul canale ho portato la 488 GTB. Ci credete che mi sto divertendo, mi sto emozionando molto di più con questa vecchietta che con una delle ultime Ferrari, non risulta di potenza e tecnologia disponibili sul mercato? Io mi accontento di poco. Cambio manuale. È un 8 cilindri che canta qui dietro. E rispetto alle Ferrari odierne, guardate che linea, come pulita, elegante, senza tempo, bellissima. Mi piace qui davanti tutta questa strumentazione analogica, senza stupidi schermi. Qui c'è la sostanza, la puoi toccare, la puoi avvertire. Guardate il volante, di una bellezza. Dopo la 360 Ferrari ha iniziato a riempire di bottoni, manettini il volante. Guardate com'è bello pulito, semplice. Che meraviglia. Non è solo bello da vedere, ma mi piace perché mi trasmette molto, è molto comunicativo, diretto, bello, bello. Che macchina, l'ho sottovalutata, la 360 sempliciotta l'avevo sottovalutata, ma ragazzi che macchina. Questa è una macchina che specialmente è configurata a spider, non è una macchina da pista, da andare fortissimo per strada, è una macchina giusta per godersi il sound, andare forte perché comunque vai forte, le prestazioni ci sono, ma senza esagerare, la potenza è giusta per andare forte senza rischiare ogni volta che apri gas di patinare, andare in traverso e finire contro un albero. Ormai le Ferrari moderne, guardate l'effetto tributo, la Portofino, superano i 600, 700 cavalli ormai, come li scarichi tutti sti cavalli per strada? Ogni volta che apri gas c'hai l'angoscia di o finire fuori strada o di perdere la patente. Abbastanza modulabile la frizione, beh, un po' duretta, però nulla di estremo. Anche alle basse velocità si riesce a usare il cambio senza tribolare e soffrire. Che bello appena si aprono le valvole. Una delle rogne del possedere una Ferrari che ti conviene possederla dove c'hai la rete ufficiale vicina, e purtroppo in tutta la Sicilia c'è soltanto una concessionaria con officina autorizzata Ferrari, e da qui dista 300 km, quindi potete capire che ogni volta che succede un problemino dover fare 600 km è un po' una rottura di scatole. Guardate sulla destra, sembra di essere in primavera e godermi questo caldo anomalo qui nel sud Italia a bordo di un 8 cilindri di Maranello aspirato col cambio manuale è un sogno. Quando si tratta di Ferrari il mio cuore batte più forte del normale. Da qui a questa primavera prenderò una decisione e porterò a casa il rimpiazzo dell'M3 e probabilmente sarò la persona più felice di questo mondo. Comprare una macchina così bisogna anche considerare gli imprevisti, e questa rispetto alle Ferrari attualmente in produzione è veramente primitiva, l'elettronica è molto 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 più scarsa. Anche le attuali Ferrari non sono il massimo dell'affidabilità, soprattutto dal punto di vista elettrico, quindi immaginatevi quanto possono essere rognose le attuali. Questa è una macchina comunque del 2004, una delle ultime 360 prodotte, ha percorso solamente 31.900 km tutti questi anni, è sempre stata tagliandata e tenuta con cura, eppure io vedo amici con Ferrari nuove di pacca ancora in rodaggio che gli si accende l'inverosimile sul quattro strumenti,
e io la trovo essere una cosa inaccettabile. Posso capire su una macchina con tutti questi anni alle spalle, ma su quelle attuali, purtroppo, a possedere macchine così è un rapporto di amore e odio. Guardate che vista, il sole sta tramontando, ho il mare davanti a me. Secondo me questo è il potere di Ferrari, avranno i loro difetti, però una volta che ti siedi a bordo, giri la chiave e inizi a guidare. Ferrari è uno di quei pochi brand che riesce a trasmetterti certe emozioni e certe sensazioni. Beh ragazzi, io questa giornata la ricorderò con grande piacere. E mi godo gli ultimi momenti a bordo di questa Ferrari 360 meravigliosa e penso che sia giunto il momento di concludere qui il video. Cosa ne pensate? Ci vedete su una 360? Coupe o Spider rigorosamente manuale? Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao.